La regione porta avanti comunque i suoi progetti come quello dedicato ai giovani, Giovani Sì, che apre anche degli sportelli informativi. 21 sportelli territoriali sparsi in tutta la regione per promuovere il progetto Giovani Sì. È quanto prevede il protocollo di intesa siglato tra ANCI Toscana, UNCEM, UPI Toscana e la regione. Gli sportelli, punti di partenza per l'istituzione di una vera e propria rete di presidi nel territorio regionale per promuovere l'autonomia dei giovani, si chiamano Giovani Sì InfoPoint. I comuni coinvolti sono tutti i capoluoghi di provincia della Toscana, oltre a Campi Bisenzio, Pietrasanta, San Casciano Val di Pesa, Empoli, Sansepolcro, Portoferraio, Fivizzano, Pomarance, Chiusi, San Marcello Pistoiese e Castel del Piano. 21 punti informativi in partenza, sono aperti da ieri sul territorio toscano, nel primo semestre 2013 arriveranno a 50. Questo è un altro passo importante del nostro progetto Giovani Sì, che si rinforza grazie a questa rete di punti informativi sul territorio, che saranno sicuramente spazi di riferimento dove ricevere informazioni sul progetto Giovani, su tutte le opportunità del progetto Giovani Sì, ma anche punti di ascolto. Questo ci tengo a sottolinearlo perché noi vogliamo assolutamente avere questo rapporto diretto con i giovani toscani per poter anche costantemente riorientare le nostre scelte politiche sulle nostre misure del progetto Giovani. L'azione di UNCEM, ANCI e UPI sarà fondamentale perché promuoveranno evidentemente la conoscenza anche dell'esistenza della rete, delle iniziative di Giovani Sì. Si faranno ovviamente protagonisti di animazione di iniziative per far conoscere il progetto e i punti informativi e in particolare appunto soccorriranno nell'informazione laddove evidentemente non esistano punti diretti che possono erogare questo servizio. Ancora in tema di lavoro, l'assessore regionale alle attività produttive Gianfranco